Potete sentire l'entusiasmo di Udine, siamo all'una dopo mezzanotte, i caroselli di festa per questa Champions, questo preliminare Champions League meritato da parte della formazione di Francesco Guidolini. Insomma, Udine esplosa, si dice Udine città fredda, ma il tifoso friulano quando deve fare festa la fa con la F maiuscola. È veramente un fiume in piena Udine questa notte, si vede di tutto, ma soprattutto la correttezza dei tifosi nel modo di festeggiare. Si sta festeggiando perché questa terra merita qualcosa ed è giusto così. Sta intervistando, forse cose male. No, ma comunque divertirsi, che è l'importante, soprattutto dopo chi sa bene le partite. Aspettando la sua Manchester, no? Manchester, chiale, sarei la culla dal Nestre, o senza Barcellona. Come aspettando la sua Manchester? Ah, egregio, ciao. Ah, si mangia, si Cosa devo dire? Siamo tutti contenti per una grande squadra che ha dato spettacolo. Abbiamo vinto, siamo in UEFA. Siamo in Champions. Siamo in Champions. E noi in UEFA. Lei un po' dietro, eh? Siamo in Champions. Una grossissima soddisfazione questa Champions guadagnata. Siamo tutti qua a festeggiare e speriamo di festeggiare anche dopo i preliminari, perché veramente il Friuli intero merita questa competizione. Sono felicissima per tutti i tifosi, la squadra di Udinese, e le auguro di continuare a vincere sempre così, portare grandi soddisfazioni a tutta la gente di Udine e provincia. Tifosi, vai! Siamo noi! Champions League comunque, siamo andati in Champions League. Questi tifosi friulani, contentissimi. Bene, bene, dai. Bene, benissimo, siamo felicissimi. Felicissimi, felicissimi di aver ottenuto un risultato prestigioso. E io spero che continui anche per i prossimi anni con un'operazione oculata da parte della dirigenza. Le pompe bianco-nere con... Come? Le pompe bianco-nere, però pompe come Dio comanda. Come Dio comanda, sì, no, bene, bene, benissimo, dai, siamo contenti. No? Alle Udine e dopo si dice. Forse Udine, sempre forse Udine, dai.